Oggi con noi Romina Mazza, che è la titolare della pasticceria La Carpa Nedolese. Bentornata. Grazie, bentornata. Buona giornata a tutti. Noi invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Per chiamarci invece il numero è lo 0376-63-1709. La mail è diretta a chiocciolatemporadio.it. E poi ricordiamo che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, iniziamo subito col parlare. La pasticceria La Carpa Nedolese in che comune si troverà? Indovina? No, però che non è mica detto, perché per esempio io so c'è un posto dove si chiama San Remese, una pasticceria, ma non sta mica a Sanremo. Ok. Per cui La Carpa Nedolese è Carpa Nedolo, sì. Allora, ci troviamo in via Dante Alighieri 43, di fronte alle scuole. Il nostro numero di telefono è 030 9697 057. Oltre che per venire a trovarci oppure chiamarci per stare in contatto con noi, sono attive le pagine Facebook e anche il profilo Instagram. Mm-hmm. E quindi lì siete sempre aggiornati su quello che accade sia nel nostro negozio che nel nostro mm-hmm. laboratorio. Ma durante il primo lockdown ci siamo ancora più digitalizzati per andare ancora più incontro ai nostri clienti. Difatti, a novità di una decina di giorni, abbiamo fatto proprio la nostra app, quindi l'app Pasticceria La Carpa Nedolese. Invito appunto tutti gli ascoltatori, tanti nostri clienti l'hanno già fatto e per questo sono molto contenta, perché vediamo che già è iniziato a funzionare. Invito tutti gli ascoltatori a scaricare appunto la nostra app, la trovate sia su Google Play che su Apple Store, appunto Pasticceria La Carpa Nedolese. Su questa app è molto interessante, perché potete richiedere sia la consegna a domicilio per chi è fuori dal comune di Carpa Nedolo e non deve spostarsi per altri motivi, noi ben volentieri veniamo incontro con la consegna a domicilio. La facciamo in due momenti, quindi alla fine della mattinata dalle 12 all'1 e la sera dalle 19 alle 20, appunto diamo questo servizio. Tramite l'app, oltre che la consegna a domicilio, potete prenotare il vostro asporto. Questo potete farlo sempre, cioè durante l'apertura del negozio, quindi dalle 7.30 alle 12.15 e dalle 15.30 alle 19 e anche la domenica mattina. Potete prenotare attraverso l'app il ritiro in questi orari. Ci tengo a precisare che però la prenotazione e il domicilio, oppure poi vedremo anche la richiesta di informazioni, la potete fare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi praticamente siamo sempre vicini a voi, ecco, sempre giorno e notte. Attraverso questa app potete anche fissare un incontro, anche questo molto importante in questo periodo, che non dobbiamo appunto fare assembramenti. Questo tastino vi permette di prendere appuntamento se dovete prenotare un qualcosa di importante, qualcosa di modo che noi possiamo dedicarvi il tempo necessario e non fare cose frettolose. Quindi qua potete fissare anche un incontro, potete fare richiesta di informazioni. Quindi per dire, vorrevo sapere quanto mi costa fare pizzette e pasticcini per 5 persone, eccetera, lì potete chiedere, fare domande, lì potete farlo. Richiedere preventivi anche di torte, sia speciali sia semplici, comunque potete fare anche questo. In più c'è un tastino con detto speciali, lì trovate alcune foto di torte che facciamo e anche lì potete contattarci e chiederci informazioni per quanto riguarda quelle immagini o altro. Nel menu laterale potete prenotare chiamando direttamente in negozio oppure anche via WhatsApp, sempre con il numero fisso che ho detto all'inizio, che è 030 9697 057. Qui trovate tutti i nostri orari, la gallery, e dall'app potete direttamente collegarvi agli social. Quindi dall'app in automatico, volendo, potete passare alla nostra pagina Facebook o al profilo Instagram. Un'altra cosa importantissima per cui vi invito a scaricare l'app e assolutamente a registrarvi è appunto il fatto che abbiamo fatto una Fidelity Card, quindi attraverso la vostra app vi viene assegnato un QR code attraverso il quale noi vi
aggiungiamo i punti, quindi voi fate la spesa, vi vengono aggiunti i punti. In questo periodo siamo in promozione col fatto dei panettoni, appunto vi verranno assegnati non i punti, diciamo, che di norma vengono assegnati, ma il doppio. Quindi abbiamo fatto anche questa promozione per questo periodo. Molto importante che attraverso l'app voi siete sempre sempre aggiornati e in qualunque momento avete bisogno di noi potete contattarci. Nella sezione promo dell'app troverete appunto tutte le promozioni dedicate ai periodi particolari dell'anno, ecco, e dedicate per chi appunto ha scaricato l'app. Cliccando poi sul bannerino dove c'è raggiungi, in automatico il vostro navigatore vi porta direttamente al nostro negozio. Altro da dire, ecco, comunque avete tutte le, diciamo, il modo per contattarci per qualunque cosa, ecco. Vi invito appunto a registrarvi e a scaricarla perché è molto interessante. Abbiamo visto che funziona parecchio bene e poi una cosa molto importante, abbiamo attivato anche un servizio aggiuntivo che riguarda appunto il fatto che tante persone ora non possono spostarsi da regione a regione o addirittura da una parte dell'Italia all'altro. Ci è capitato proprio questo fine settimana che abbiamo fatto una consegna nel comune di Carpenedolo e questa consegna è stata diciamo commissionata da una persona siciliana che è residente in Sicilia, quindi attraverso i nostri mezzi social ci ha contattato e attraverso quello siamo riusciti, diciamo, a portare un attimo di anche felicità e di congiungimento anche se virtuale attraverso questo modo. Non è male. Lei ha detto le consegne, io me le sono appuntato dalle 19 alle 20 e invece a mezzogiornata che ora? Da mezzogiorno all'una. Quindi per andare incontro alle esigenze di tutti, appunto chi lavora, chi... Esatto, eccetera. Appunto, per cui avete due orari, quindi uno può indicare anche... L'orario. La fascia oraria, sì. Stupendo. E questo sia per i comuni limitrofi che per il comune stesso di Carpenedolo, perché certo. Magari c'è chi non può spostarsi, ecco, noi esatto. Andiamo da loro. Non so se essere clienti sia, però la convenienza era un motivo che consentiva di andare in un altro comune. Esatto, sì. No, questo si è. Sì, si può spostarsi da un comune all'altro. Ecco, ok, sì. Però magari per chi ha paura perché dice ma non so se mi fermano o cosa, noi andiamo incontro però portiamo, comunque si potrebbe, sì. Ecco, allora, le leggo alcuni messaggi, avrei bisogno di sapere se fate torte personalizzate su richiesta per compleanni. Sì. Li fate, quindi sì. Tanto c'è anche nell'app anche. Esatto, sì, può richiedere tranquillamente senza nessun impegno il preventivo. Ecco, chiedo a chi richiede preventivi attraverso l'app o attraverso qualunque altro mezzo che non sia il contatto telefonico di essere il più specifico possibile nei dettagli, di modo che noi possiamo fare un preventivo mirato, perché dare dei prezzi così per no, e più voi siete dettagliati nelle specifiche più noi possiamo darvi un preventivo, preciso, ecco. C'era un messaggio chiedeva, adesso glielo cerco comunque, chiedeva se occorre prendere guardi qua, salve Romina, io sono difficile come pasticcere perché sono siciliana, ma voi siete super. Grazie. Avreste successo anche nella mia Catania, firmato Antonio. È quello che avete mandato? Non credo, no, un'altra persona. Allora è un siciliano che abita qua, allora forse. Ecco qua, eccola qua. Occorre prendere appuntamento per entrare da voi? No, perché noi, allora il nostro negozio, non solo da adesso che c'è questa emergenza sanitaria, ma già da sempre, funziona solo con asporto. Noi non abbiamo somministrazione, quindi da noi vengono solo a prendere la torta, a scegliere la torta e la portano a casa. All'interno del nostro negozio non si può consumare nulla, ma questo non è mai avvenuto, quindi noi funzioniamo regolarmente, ecco, come abbiamo sempre fatto. Sì. La Carpenedolese fa solo prodotti speciali e buonissimi. Grazie. Un altro messaggio, poi ancora grande Romina, sempre all'avanguardia tecnologicamente, vero? Grazie. La programmatrice elettronica della faccio quello che posso.
Allora, signora Romina, fino a quando posso prenotare? Fino a quando il panettone si può prenotare? Allora, noi non abbiamo impostato una data precisa in cui blocchiamo le prenotazioni, soprattutto in questo anno che c'è un'incertezza su tutto. Ecco, andiamo incontro anche a questo ai nostri clienti, perché capisco che non si può programmare con largo anticipo quello che poi si va a fare a Natale. Certo è, vi consiglio entro il 20, perché poi veramente i giorni diventano pochi e sì. Noi non, col lavoro non riusciamo a andare oltre il 20, ecco. Quindi se io vi chiamo il 24 forse è un po' tardi. Vieni in negozio e prendi quello che resta. Ho capito. Allora, dunque, Romina, fate la bombetta al pistacchio che fa diventare quasi buona, eh. Poi mia suocera chiede Laura. Sì, anche quest'anno, sì. Facciamo anche quest'anno. Insomma, sì. Laura, su, vabbè. Allora, poi ancora. No, vabbè, questa la teniamo magari per Burlini. Ecco, mi reinserisco un attimo alla domanda fatta prima sul discorso se devono prenotare per entrare nel negozio. No, però ovviamente noi abbiamo fatto anche l'app proprio per questo motivo. Più viene effettuata la prenotazione, ma questo non solo per i panettoni, per qualunque nostro prodotto, più agile è il ritiro in negozio, quindi evitiamo code troppo lunghe, evitiamo che sostino all'interno del nostro negozio per troppo tempo le persone, quindi certo, invitiamo a fare la prenotazione di modo che è più agile anche per il cliente. Certo. Ecco, solo questo. Non è obbligatorio, però se lo fate però meglio. È consigliata, ecco, consigliata sicuramente, sì, ecco. Tra l'altro basta avere uno smartphone, si scarica l'app che è, appunto, possiamo ripetere. Pasticceria Carpenedolese proprio, tutto sì. Tutto attaccato? Sì. Si scrive tutto attaccato, sì. Si scarica e si può fare tranquillamente. Salve Romina. Ah no, questa l'ho letta prima, appunto. Salutiamo allora Antonio di Catania. Buongiorno. Quindi, sì. Buongiorno. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, cosa vogliamo ricordare a questo punto? Allora, quindi ecco, ricordiamo di nuovo che è importante scaricare l'app, ma anche registrarsi. Per quanto riguarda il discorso dei punti, in questo periodo, quando voi venite a fare da adesso, poi gli vostri acquisti vi vengono assegnati dei punti, con l'acquisto del panettone vi vengono raddoppiati i punti, in più questi punti non vanno ad azzerarsi al 31-12, ovviamente, perché abbiamo appena iniziato il discorso con la nostra app, ma vanno ad accumularsi poi in seguito e faremo degli step, quindi quando voi arriverete a un tot di punti stabilito vi verranno fatti degli omaggi. Poi questo qua lo metteremo bene sull'app, ogni tot punti cosa vi spetta, ecco, comunque molto interessante, e usatela perché ho visto che chi l'ha iniziata ad utilizzare sta proseguendo a utilizzarla, sebbene siano pochi giorni, però vedo che i clienti e anche non, perché siamo stati contattati anche da non clienti che sono diventati appunto nostri clienti, perché utilizzano molto questi mezzi e anche i social, ecco, una volta che si hanno raggiunto un determinato numero di punti, che cosa verrà fatto? Un omaggio. Un omaggio. Sì, bene, sì, ma faremo più step, quindi dai pochi punti fino ai tanti punti faremo vari step, di modo che venite comunque premiati spesso, ecco. Poi, dico solo questo. Un messaggio dice: io non sono entusiasta dell'uvetta, ma un panettone con doppio candito e senza uvetta è possibile? Allora, non lo facciamo perché noi facciamo già 10 qualità diverse di panettoni, quindi ci viene un po' complicato fare un undicesimo almeno per quest'anno, ecco. Però invito questa persona ad ascoltare la parte della diretta che viene dopo di me, appunto, con mio marito, perché farà una carrellata di tutti i gusti di panettoni che facciamo e andrà proprio bene nel dettaglio, e quindi sicuramente tra i vari gusti troverà qualcosa che lo soddisfa sicuramente. Benissimo. C'è un messaggio, dice Ermina: grazie a te le diete vanno a farsi friggere. Ma non è vero, non è vero. Suggerisco un olio di frittura, dai, almeno un po' di tutto e di tutto un po', quindi. Benissimo, siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo Romina. Grazie Mazza. A voi dell'ospitalità, grazie. Grazie, titolare della pasticceria La Carpenedolese, via. Dante Alighieri 43, Carpenedolo. Grazie. Grazie a lei.
È ora il turno di Massimo Burlini, che è il vero e proprio pasticcere della pasticceria La Carpe Nedolese. Bentornato a Filo Diretto. Grazie a voi, buona giornata. Bentornato, noi gli ascoltatori ancora li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Allora, siamo con Massimo Burlini, quindi a questo punto gli chiediamo di parlarci della pasticceria della Carpe Nedolese e soprattutto dei suoi prodotti. Allora, quest'anno è un anno un po' particolare, sì, perché da parte mia un po' emozionante, perché è l'unico sistema per essere vicino ai miei clienti, perché purtroppo quando vengono in negozio dobbiamo essere un po' stringati, perché ma c'è un po' di fila, ma la gente deve aspettare fuori, li serviamo un po' velocemente. E quello che io faccio tutti gli anni, parlare e far degustare i miei panettoni, purtroppo quest'anno dobbiamo tagliarlo. Mi ha chiamato già gente da fuori paese che mi diceva: voglio venire a fare l'assaggio perché quest'anno voglio scegliere un panettone diverso. Purtroppo gli assaggi quest'anno non li posso fare, non c'è la fiera del torrone, non posso mettere il banchetto delle mie prelibatezze. Quest'anno abbiamo rallentato un po' la produzione per il discorso del lockdown, ma non ci siamo fermati per la qualità, perché abbiamo ricercato un cioccolato nuovo, proprio è uscito questa a gennaio, l'ultima fiera a Rimini della pasticceria, e abbiamo ritrovato questo cioccolato fondente, però col 23% di nocciole, quindi nocciole italiane IGP, e dà l'intensità del cioccolato fondente abbinato alla pasta alla nocciola, che avvolgendo in questo pasta di panettone, quindi abbiamo il sentore del cioccolato e il gusto aromatico della nocciola, che evita l'abuso di dolce con il cioccolato classico gianduia, quindi a base di cioccolato al latte con la nocciola. Quindi abbiamo tolto il cioccolato gianduia, abbiamo aggiunto questo cioccolato fondente a nocciola. Un buon compromesso, ecco, assolutamente. A parte tutti gli altri gusti e tutte le altre alternative che facciamo, dal tradizionale con uvette canditi, chicchi di cioccolato puro, marron glacé, cioccolato zenzero, anche lì ho voluto dare una nota più accentuata di cioccolato. Al posto di un 58% di burro di cacao, mi sono spinto su un 70%, quindi anche lì una nota più marcata di cioccolato abbinata allo zenzero, bombetta al pistacchio, bombetta al gianduia, che è quella con il cioccolato che ve ne ho appena parlato, dolce cappuccino col cuore profumato al caffè, chicchi di cioccolato, arancio e mandarino, perché è un abbinamento delle feste, quindi in tutte le tavole abbiamo il mandarino abbinato all'arancio sulla nostra tavola, con una punta di cioccolato bianco, quindi aiuta a tenere l'impasto più morbido del solito, cioccolato bianco leggermente un po' più dolce, e anche lì abbiamo utilizzato un cioccolato con una percentuale di burro di cacao in più, e Stella Pandora per chi proprio vuole il classico semplice. Ecco, qui abbiamo fatto una carrellata, quindi quest'anno vi dico: state a fiducia, perché purtroppo gli assaggi non ci sono, ecco. Se uno viene, quello che posso fare è solo raccontarveli. Purtroppo, chissà perché non ci sono gli assaggi quest'anno, indovinate? Chissà, è la notte dolente che... È un periodo così, vabbè, ecco. Insomma. Consoliamoci pensando che stiamo vivendo un periodo storico, che tra 100 esatto. anni sarà sui libri di storia, e cerchiamo di passarlo, insomma. Esatto. Speriamo. Quindi ci siamo. Esatto, quindi. Ecco. E allora, dunque, prima era arrivata una domanda a Romina, che andava bene anche per lei, perché chiedeva se appunto al posto dell'uvetta si poteva mettere più canditi, eccetera. E ha detto che usate diversi tipi di canditi. Esatto. Qui abbiamo una selezione di canditi, dal candito leggermente un po' più accentuato e quello fresco candito, quindi è più morbido, con una base zuccherina minore. E quindi abbiamo questa alternativa in più, anche lì studiando sempre leggermente, perché come tutti gli anni, e mia moglie a volte mi sgrida, non sei mai contento, certo, perché tutti gli anni il gusto delle persone cambia e noi vogliamo cercare di dare sempre qualche cosa in più. Quest'anno mi sono spinto e ho aumentato del 10% la proporzione di canditi, quindi sempre bisogna stare attenti un attimino agli impasti,
ma per quest'anno io ho voluto anche spingere su questa cosa. Tanto sono canditi speciali, quelli sì, che propone sì, Burlini sì, sì. Della Carpenedolese. Poi noi gli facciamo cui... sempre il nostro trattamento. È convinto, no? C'è sempre quello che è convinto di fare il raffinato, che non fa raffinato per niente, dicendo: ma chi piacciono i canditi? Allora, i canditi hanno una storia di 3.000 anni, punto esatto. Primo. Sono una delle cose più. Poi tra l'altro lo stesso si compra le gelatine di frutta. Poi, esatto. Poi tra l'altro sì. Che cosa saranno? Indovinate voi. Ecco. Esatto. Cui, quindi abbiamo sempre una selezione e poi dopo sai il bilanciamento negli impasti, questo dopo sta a ogni artigiano, ecco. E Burlini proprio riesce a trovare dei canditi che sono un po' meno dolci. Sì, cioè, esatto, è chiamato un fresco candito, ci sono delle aziende che ci aiutano a fare questa selezione, poi ho, come dicevo prima, ogni pasticcere ha la sua proporzione e ha la propria intensità di gusto. Ecco, noi cerchiamo di tenere una proporzione di zuccheri leggermente meno accentuata per lasciare più il profumo del burro e le uova e quelle cose lì, esatto. No, sai perché l'ho chiamato? Perché c'ho un messaggio che mi campeggia, adesso glielo leggo perché altrimenti non... Adale il Burlì. Allora, dunque, c'è anche un saluto alla sua moglie Romina, sono il Mario, andate tutti alla Carpenedolese che Massimo è il Massimo. Grazie. Il Massimo Burlini, appunto, così faccio l'ho letto del mio finalmente. Meglio. Così è benissimo. Ecco, e quindi stava appunto dicendo proprio praticamente lavora in maniera che tutti i sapori nulla sia coperto da esatto, altro, sì, per non esagerare anche con gli aromi, di cercare di avere un buon equilibrio. Questa deve essere per la bombetta al pistacchio, la fate, vero? Sì. La bombetta al pistacchio con pasta, proprio il pistacchio, lì viene inserito della pasta pure al pistacchio Sicilia. Infatti che usate il pistacchio di Bronte. Bronte è un paese della esatto. Provincia di Catania, famoso esatto. Per il pistacchio. E in più poi vengono aggiunte anche le ciliegie a marinata, proprio quella del gelato, per dare... E usate proprio quel pistacchio, esatto. Quello cresciuto al sole, bene. Burlini, sei troppo bravo, eh? Un altro grazie. Messaggio, ce ne sono un sacco, insomma... Devo regalare a un goloso un panettone, mi suggerisca. Questo è goloso. Allora, se è goloso io punterei sulla bombetta al gianduia, perché in più del cioccolato dentro, che non ho parlato del cioccolato sopra. Eh sì. Perché sopra creo una glassa di cioccolato con due cioccolati insieme, uno morbido, uno leggermente un po' più croccante, con l'aggiunta anche lì di pasta alla nocciola, IGP. In più, per non lasciare così solo questo, una montagna di scagliette di cioccolato al latte. Quindi uno parte dal fondo, consiglio, si parte dal fondo e nel mangiare la fetta si annusa col naso tutta questa bomba di nocciola per poi finire con la glassa sopra al gianduia. Quindi vi lascio poi dire cosa vi resta nelle mani e come una famosa pubblicità sì, si se non finiscono. Ti leggi le dita esatto. Solo a metà, quindi questo proprio di un'altra roba ecco, che non c'entra. Però devi proprio fare questo gesto. Allora Massimo, basta che mi è venuta la colina in bocca, le scrivono di solito i clienti quando poi si fermano, mia moglie dice basta, no? Lasciagli stare perché finiscono di ecco. No, più che altro non arriva il panettone a casa, se lo mangiano esatto. Durante la strada, insomma, non è... panettone quello che è, insomma, appunto può essere la bombetta al gianduia, la bombetta al pistacchio. Esatto. Burlini, il mago della pasticceria, grande. Beh. Ma poi è anche uno scienziato. Allora, si sempre dice che la pasticceria non è solo cucina, ma è anche scienza, non è solo arte, ma anche scienza. No, e lui proprio come tutti gli scienziati ricerca. Noi cerchiamo fare sì. Ricercatore. Sì, sì, perché poi dobbiamo sempre avere essere al passo, ecco, con le novità. Assolutamente. Scusate, fate panettoni vegani con olio al posto del burro? No, purtroppo lì no. No. È un po' complicato. Allora, dunque, e poi si vede che qua non aveva sentito quando ha parlato Romina Mazza, dice fate consegne a domicilio. Sì. E adesso purtroppo in questo periodo chi non può, ma per vari discorsi di muoversi, se vuole mandare un regalo a un parente oppure se uno proprio veramente non può uscire, ci siamo noi, ecco.
Ecco, tra l'altro le fate in due orari, 12.13 e 19.20, sì. Quindi quando uno chiede la consegna a domicilio può anche indicare se magari a casa in pausa pranzo, per essere sera. Più vicini a voi, ecco. Per cui, tra l'altro si diceva anche dovrebbe prima la convenienza, già anche in zona rossa era consentito uscire anche dal comune, per convenienza. Poi con il discorso dell'app, la prenotazione, uno già dichiara anche che sta venendo oppure vuole la consegna, ecco. Ecco, pasticceria La Carpenidolese, eventualmente, mi raccomando. Allora, Burlini sei unico. È arrivato anche questo, proprio, abbiamo detto, uno scienziato ricercatore proprio, oltre che artista. Siamo in chiusura, allora ci faccia venire voglia di venire alla pasticceria La Carpenidolese. Allora, noi siamo sempre pronti, cerchiamo di accogliervi il meglio possibile. I dolci li cerchiamo di fare sempre più freschi possibile. Con l'aiuto dell'app saremo sempre più vicini a voi. Uno chiama, uno dà un messaggio, cercheremo di essere sempre più veloci per non farvi o aspettare fuori o comunque rimandarvi a casa per poi dovervi farvi tornare la seconda volta. Ecco. Ecco, tra l'altro una cosa, non c'è il tempo per parlarne, ma una cosa che non abbiamo detto, si tratta tutti di ingredienti freschi, senza conservanti. Per cui... Quindi dobbiamo comunque produrli in meno tempo possibile. Ecco. Esatto, quindi benissimo. Grazie a Massimo Burlini, pasticceria La Carpenidolese. Grazie.